Giovedì verrà presentata ufficialmente, ma noi siamo venuti a trovarla prima, il nuovo assessore all'ambiente, salute e decoro urbano, Elena Riva. Una nomina, insomma, che ha sorpreso forse in tanti, dottoressa Riva. Ma probabilmente sì, anche perché comunque non sono ad Alghero da 3 anni, ho partecipato come c'è un Alghero migliore a tutta la fase di campagna elettorale, però con un ruolo un po' strano, nel senso che ero la tesoriera, quindi ero quella che assicurava come dire, la sussistenza economica della nostra campagna elettorale, però non sono un personaggio pubblico da questo punto di Lei è vista. una Sono biologa, ha una biologa. avuto una formazione, insomma, un'esperienza soprattutto nel terzo settore, nella cooperazione sociale, ma ha lavorato anche spesso in diversi enti, un po' in tutta Italia. Sì, non è che lavoravo per gli enti, il mio ruolo all'interno della cooperativa era anche di svolgere ruoli di coordinamento, di rappresentanza per enti, ma soprattutto di sviluppare progetti di comunicazione, di sensibilizzazione per la popolazione in modo da affrontare determinate emergenze ambientali che erano poi diverse a secondo dei contesti territoriali. Un assessorato molto importante, Lo soprattutto in questo so. periodo storico del territorio algherese. Lo associano per difficoltà e appunto emergenza a quello dei servizi Sì. sociali. Beh, Che situazione ha trovato dopo 2 mesi di vacanze più o meno? diciamo che sono qui da 24 ore, sono stata investita da un treno di informazioni, non posso dire, già dirvi che situazione ho trovato, diciamo che sto recuperando il più possibile informazioni, sto cercando di crearmi una rete di contatti in modo da poter operare e devo passare al vaglio anche la documentazione prima di poter dire qualcosa di sensato, perché se no parliamo delle mie sensazioni ma non dei dati di fatto reali. Quindi Però 3 anni ad Alghero, tra l'altro ha stretto contatto con l'assessore uscente, con Chiara Rosnati, ecco, le avranno un po' fatto chiarire la situazione, insomma, ambientale e sociale della beh, se vuole città. uno sguardo da quasi una, come dire, da una neocittadina. Alghero ha delle potenzialità incredibili da un punto di vista della bellezza del territorio, da un punto di vista proprio delle offerte turistiche innovative che potrebbe offrire. Va fatto un lavoro di adeguamento a degli standard un po' più moderni di quello che possiamo offrire. Vanno offerti servizi e bisogna crederci sul fatto che questo è un territorio che ha delle enormi opportunità. Anche quello del turismo ambientale, no? Assolutamente sì, anche perché c'è un parco, c'è un'area marina protetta che sono da sempre il principale attrattore per il turismo ambientale. Abbiamo una campagna meravigliosa e fertile che è un'altra delle cose. Vengo da una città per cui la necessità poi di scappare da una città e trovare dei ritmi e delle situazioni diverse da quello che è la quotidianità, la capisco, la vivo, l'ho vissuta per tanti anni. Dalle sue esperienze un po' in altre Sì. realtà italiane, quale sarebbe quella più adatta da portare qua? Ne ha in Come mente una? modelli Un di progetto, sviluppo? modelli di Beh, modelli sviluppo? di sviluppo sicuramente è integrare un'offerta turistica che per il momento si basa solo sul mare, quindi sulla balneazione, e che si contrae negli anni, quindi diminuisce come quantità di tempo, con un'offerta legata all'ecoturismo e al turismo culturale, che comunque questo territorio è ricchissimo. Guardandolo da fuori manca la capacità di mettere in rete, cioè se io arrivo e scendo dall'aeroporto probabilmente non so dove andare. Non sapendo dove andare, probabilmente ad Alghero ci rimango molto poco e poi vado a vedere qualche altro territorio. Diciamo che la messa in rete di quello che sono le potenzialità del territorio è una cosa che può renderci competitivi con altri distretti turistici che invece sono organizzatissimi e che la concorrenza ce la fanno bene. Le priorità di Elena Riva, d'assessore all'ambiente, due Due, le diciamo già noi, le il dice loro, le dico io, calic e calic, l'appalto appalto dei rifiuti, rifiuti. assolutamente. Allora, appalto dei rifiuti, la gestione dei rifiuti non è demandata solo alla pubblica amministrazione e alla ditta che svolge il servizio, ma ha un terzo attore che è fondamentale, che è la popolazione.
se le tre, i tre attori riescono a lavorare insieme, si riesce ad avere un buon servizio, si riesce a presentare la città bene. Se anche uno solo dei tre non fa il proprio lavoro, è difficilissimo. Per questo uno degli obiettivi è anche quello di coinvolgere la popolazione nella scelta del miglior servizio, perché poi è il cittadino che sa dove sono, quali sono le problematiche legate al servizio, alla gestione, e il cittadino che sa come cambia poi anche la città passando da il periodo invernale, che riteniamo abbastanza tranquillo e ben gestito, a un periodo invece estivo che è di affaticamento dovuto al fatto anche che comunque triplichiamo la popolazione. Ho già una ricetta per le ricette non esistono. Le ricette non esistono. Ho studiato un po' in questi due anni le problematiche del Calic. Allora, il Calic è un classico ambiente che è sottoposto a tante pressioni contemporaneamente. Gli ambienti hanno una cosa come noi, no? Cioè, tendono a resistere ai cambiamenti fino a un certo punto, poi arriva una goccia che fa traboccare il vaso e il sistema entra in crisi. Il Calic è un sistema in crisi, sicuramente. Ricette non ce ne sono, nel senso che sicuramente noi dobbiamo migliorare il sistema delle infrastrutture e dobbiamo migliorare la qualità diminuendo anche la quantità di acqua che portiamo al depuratore. Questo è un primo dato, però non è assolutamente detto che una volta che abbiamo un depuratore che funziona benissimo, il Calic torna indietro, anzi da un punto di vista statistico è molto improbabile, quindi probabilmente con il tempo bisognerà trovare tutta una serie di soluzioni per migliorare la qualità di quel sistema naturale, tenendo conto che però alcune cose ci arrivano, perché il Calic fa da collettore per le acque di un buon territorio, non è tutto territorio comunale. Chiudiamo con le emozioni, con le sensazioni al momento della telefonata del sindaco in cui ha annunciato appunto il suo insediamento. Dunque, vabbè, chiaramente una grande emozione, è avvenuto lunedì pomeriggio. Da un lato mi sono fatto una battuta da sola, nel senso che incredibilmente sono un assessore all'ecologia e sono una persona che in realtà non ha nessuna forma di sponsorizzazione né di incozzo, e quindi sono la dimostrazione vivente che non sempre, che anche ad Alghero è un sistema dinamico dove può venire premiato la competenza e l'entusiasmo.